Pensavo prima ad una frase che mi è cara, che spesso riporto. Pasolini sosteneva che la poesia è azione. Ecco, iniziative come questa penso che possano dimostrare innanzitutto questo. La poesia, la parola, le parole possono diventare azione. Azione in un tema come quello dell'antimafia, che deve vederci impegnati in una battaglia prima di tutto culturale. Quindi questo che, a cui ho assistito, questo festival, ripeto, l'ho salutato con grande entusiasmo e ho partecipato, e quindi assolutamente onorato di essere rientrato tra i finalisti, in quanto è già da qualche anno che ho deciso di far diventare la poesia azione. Incanto Civile è un mio disco dell'anno scorso, racconto storie di Peppino Impastato, storie di Don Peppino Diana, storie della terra dei fuochi, che è la mia terra, pur vivendo a Pisa da 20 anni, sono campano. E guardando da lontano la mia terra, spero di riuscire ad essere anche abbastanza obiettivo. E allora indignarsi ancora da parte di ciascuno di noi, per quanto ci riguarda, da parte di un musicista, di un poeta, di uno scrittore, indignarsi e riuscire a suggerire, riuscire non a pontificare, nessuno di noi ha delle ricette, anzi lo vogliamo proprio dire, il nostro è quello che Ermanno Rea, uno scrittore napoletano a cui sono molto legato, parla di entusiasmo dell'impossibile. Questo è l'entusiasmo dell'impossibile, forse, però Falcone ci diceva anche che la mafia, come tutti i fenomeni umani, ha un inizio e una fine. Noi sappiamo soltanto quello che possiamo e dobbiamo continuare, per dovere morale ed etica della nostra responsabilità, continuare a dire, a cantare, a raccontare. Legalità è legata, non c'è legalità, e questo termine è legato ad un altro termine più importante, responsabilità, che vuol dire etimologicamente capacità di rispondere. Noi rispondiamo così e continueremo a farlo a testa alta ed onorati ed orgogliosi di far parte, con onore, altro termine di cui dobbiamo appropriarci. Bene, questo è il nostro onore, noi siamo uomini di onore. Il nostro brano che